Gentili amici di Riviera 24, a tutti buonasera. La situazione meteo è che stiamo andando incontro a due perturbazioni. Una direi piuttosto debole, pomeriggio della domenica, la serata e mettiamoci anche e soprattutto la notte tra domenica e lunedì. Poi lunedì un intervallo, ma quella che seguirà sarà un pochino più veemente, sarà un pochino più intensa e debutterà sulle nostre zone tra martedì e mercoledì. Quindi io direi che la serie atlantica non è ancora terminata. Lo vediamo adesso da questa cartina. È una cartina per le ore 12 di domenica, mentre pranzeremo. Vedete questo serpeggiante fronte che tenderà a risalire e questo lo farà nella notte tra domenica e lunedì. Intervallo senza perturbazioni e poi guardate qui sulla parte settentrionale del vostro teleschermo quest'altra perturbazione che giungerà a grandi passi verso la Spagna, poi virerà e ce la ritroveremo martedì sulle nostre zone. Quindi altro peggioramento un pochino più vigoroso, ma senza sconfinare in qualcosa di pericoloso per martedì e mercoledì. Facciamo una previsione. Io direi che questa serata di venerdì, domani sabato e buona parte della domenica, perlomeno la mattinata, con un cielo sereno o poco nuvoloso. Talvolta domani potrà già cominciare a diventare nuvoloso, ma senza precipitazioni. Vento da levante greco tra est e nord-est, soprattutto domani in rinforzo, con raffiche a 50-60 km all'ora, mare mosso, molto mosso, agitato sulle zone del largo. Però le temperature tutto sommato saranno abbastanza gradevoli, tra 10 e 12 gradi le minime della notte sulla costa, le massime del pomeriggio sempre sulla costa, fra 16 e 19 gradi nelle località un pochino più favorite. Domenica pomeriggio, la notte su lunedì e lunedì mattina, copertura del cielo e qualche precipitazione. Vento ancora da est in attenuazione, mare da molto mosso a mosso, temperature in lieve calo. Lunedì un intervallo con qualche occhiatina di sole e qualche schiarita, ma non facciamoci troppe illusioni, però non pioverà. Martedì e mercoledì nuovo aumento della nuvolosità e questa volta con piogge e probabilmente anche qualche temporale. Ma su questa perturbazione di martedì e mercoledì ne parlerò un pochino più in maniera più diffusa martedì. Grazie a tutti, buon weekend.